Ciao, bentornati in Scozia. Oggi andiamo a fare una bella camminata attorno a uno dei loch più belli che potete trovare qui in Scozia. Siamo nel Cairngorms National Park e oggi vi porto a Loch Mick. La nostra camminata inizia di fronte alle rovine di Spittal of Glen Mick, un villaggio di contadini che abitavano la valle circa 200 anni fa. Nonostante le condizioni climatiche proibitive d'inverno, qui si raggiungono le temperature più basse di tutto il Regno Unito, diverse famiglie vivevano qui, offrendo rifugio ai numerosi viaggiatori diretti a Glen Clova per vendere e comprare bestiame. Ecco dove siamo noi oggi, Loch Mick è qui e se vi ricordate qualche anno fa vi ho fatto un video da Loch Callater ed è stato bellissimo e adesso non vedo l'ora di vedere il sentiero attorno a Loch Mick. All'inizio del sentiero trovate il centro visitatori che vi dà informazioni sul territorio e la fauna locale. Giornata incredibilmente calda, siamo ai primi di settembre e quando ieri ho visto le previsioni per Ballater che indicavano picchi di 26 gradi, ho deciso che era la giornata giusta per venire finalmente a Loch Mick, perché io non ci sono mai venuta, questa è la prima volta. In realtà avevo provato a venire circa un annetto fa, ma una volta arrivata in zona avevo scoperto che la strada per venire al loch era chiusa a causa di una frana, quindi mi ero fatto un'ora e mezza di strada per niente, ma non è andato sprecato il viaggio perché quel giorno ho filmato il video della foresta caledoniana. Se non l'avete ancora visto ve lo metto qui in alto a destra. Come state? Cosa mi raccontate? Voi questo video lo vedrete prima dei video della Great Glen Way, ma io vi devo aggiornare. Nel caso non mi seguiate su Instagram, seguitemi su Instagram. Sono stata a fare un cammino qualche settimana fa. Ho percorso la Great Glen Way, è stato fantastico e non vedo l'ora di farvi vedere i video di questo cammino. Datemi qualche settimana di tempo e poi vi sforno anche quelli. Il sole c'è, paesaggi da favola ci sono, quindi cosa manca, ragazzi? Nient'altro, proseguiamo lungo il sentiero che ci porterà attorno a Loch Mick. Sono circa 12 km, quindi sono le 10 di mattina, con calma ci prendiamo questa giornata per esplorare questo nuovo angolo di Scozia. Che meraviglia! Ah, riesco a vedere il lago là in fondo, immerso nella valle con l'erica e io ho già il magone. Thank you.
C'è anche una cosa che dobbiamo festeggiare tutti insieme. Mi sono accorta in questi giorni di aver raggiunto 1500 iscritti sul canale. Quindi volevo ringraziare, salutare, dare il benvenuto ai nuovi arrivati e anche a ringraziare chi di voi mi segue già da un po' e commenta sempre, mi supporta. Io vi leggo tutti, sappiatelo, e mi fa davvero davvero piacere il vostro sostegno. Quindi perché sono in costume? Perché volevo festeggiare il traguardo dei 1500 iscritti con un bel bagno a Loch Mick. Che faccio? Vado? Vado! Auguri ragazzi! Bravi! Bravi tutti! Avete presente quando state vivendo un momento particolarmente felice e pensate vorrei che questo momento non finisse mai? Ecco, lo sto provando in questo momento. Oh, vorrei che questo momento non finisse mai. Troppo bello, troppo troppo bello. Il sentiero prosegue sulla sponda nord del lago. Qui c'è l'erica che ormai ha perso i suoi colori. Agosto è stato il picco della fioritura e ormai, come vedete, sta sfiorendo, si sta appassendo. Soliti dubbi che mi attanagliano quando devo parlare italiano. Comunque, guardate che spettacolo, oh, è bellissimo. Il sole picchia, i 24-26 gradi, non so alla fine quanti ce ne sono effettivamente, ma si sentono tutti, quindi il bagno ci stava proprio. E chissà, vediamo se poi quando finisco il circuito, se trovo un'altra spiaggetta, magari un altro bagno lo faccio. Ho messo il costume appeso ad asciugare e continuiamo. Proseguendo lungo il sentiero si arriva a Glass Alt Shiel, una villa ormai abbandonata costruita nel 1868 per la regina Vittoria, che rimasta vedova sentiva il bisogno di un luogo dove rifugiarsi nel suo dolore dopo la perdita del suo amato Albert. La regina ha trascorso molte estati qui, la chiamava la sua casa da vedova ed è spesso menzionata nei suoi diari. Thank you.
Eccoci qua, sono arrivata nel punto in cui il sentiero passa lungo la riva sud e ritorna verso il parcheggio laggiù in fondo. Sono veramente senza parole, la valle è qualcosa di magnifico, veramente bellissima. Nonostante l'erica sia sfiorita, mantiene il suo fascino, queste brughiere sono pazzesche. Vi consiglio di venire ovviamente e se riuscite venite ad agosto, così trovate tutta l'erica in fiore. Su questa sponda non si sente assolutamente vento e io sto colando. Fa un caldo pazzesco, che giornata. Ho incrociato due signori, ci siamo messi a chiacchierare ovviamente del meteo e anche loro dicevano che sarà una delle ultime giornate così calde prima dell'arrivo dell'autunno. Infatti concordo e sono felicissima di essere qui a godermi questa forse ultima giornata d'estate. Ed eccomi arrivata alla fine. Io adesso taglio giù di qui e raggiungo quella spiaggetta dove farò il mio ultimo bagno prima di tornare a casa. Ma prima vi saluto. Grazie per avermi seguita fino a qui in questa bellissima giornata di fine estate. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti e lasciatemi un mi piace. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video, sempre dalla Scozia. Ciao!